Lo conoscete questo inno? È l'inno dell'Europa League. E anche il prossimo anno lo assaporeremo. Prestazione. Che c'è da dire di questa prestazione, ragazzi? Sti qua hanno difeso per 90 minuti 11 dietro il pallone. Hanno avuto due occasioni, una sul contropiede e una sul calcio d'angolo. Non hanno combinato un cazzo. Non è che noi siamo da meno, eh. Non è che noi siamo da meno. Però questa partita è figlia di tante partite buttate via durante la stagione. Perché tu, già che ti chiami Milan, già che non giochi la Champions da 7 anni, già che hai passato soprattutto metà campionato in testa alla classifica, non devi assolutamente arrivare alla penultima partita così che ti giochi la qualificazione in Champions. Facciamo un attimo un riepilogo del calendario che abbiamo avuto da settembre ad oggi. Li abbiamo settembre perché abbiamo vinto tutte. Verona. Parlo del giorno d'andata. Verona. Genoa. Parma. Girone di ritorno. Spezia. Sta una partita che se giochi 10 volte non la vinci. Quindi ti abbono pure quella. Udinese. Sampdoria. Sassuolo. Queste sei partite con, facciamo una cosa, riduciamo le tre e diamo un gol in più, eravamo qualificati in Champions. Perché a volte anche le scelte tecniche e tattiche possono incularti. Già. Da due partite dal fatto che anche qua Pioli va verso il non voler essere capito, perché va a fare dei cambi discutibili. Tanto mi metti Leao che non struscia un pallone neanche per sbaglio, mi va a mettere Leao a inizio secondo tempo. Mi togli Brahim Diaz, che tra Juve e Cagliari un gol a partita l'ha fatto. Mi metti Castiglieco, che anche lui, hai presente quando non si struscia neanche? Lui è uno di quelli. C'è Mandzukic, me lo mette all'89esimo. Cioè, se c'è un giocatore che doveva entrare è lui, e me lo mette al 90esimo. Mi toglie Bennacer, che ha fatto una partita della Madonna. Mi metti Mete. Ma che cazzo mi combini? Dalot, perché raga, posso capire, Dalot, ragazzi, da Verona in poi, che ha dato il gol, è cambiato come giocatore. Non che sia un fenomeno, però almeno il suo lo fa. Adesso, la prossima, la Juventus gioca a Bologna. Bologna salvo. Bologna che del campionato gliene frega più un cazzo. Bologna che ultimamente sta avendo anche risultati piuttosto scasciosi, e ha perso 2-0 con il Genoa. Poi ha giocato 1-1 con l'Udinese, ha fatto 3-3 con la Fiorentina, ha perso 5-0 con l'Atalanta, ha fatto 1-1 col Torino. È dal 18 aprile che il Bologna non vince, quindi non vi preoccupate. Noi giochiamo con l'Atalanta. L'Atalanta è già in Champions, ma secondo voi l'Atalanta ci fa il favore? Tra l'altro dici, è una squadra a cui non c'è rivalità, dici, oh, c'è rivalità, siamo già in Champions. Una mano lava l'altra, due mani lavano il viso. No, l'Atalanta farà una bella partita. È vero, l'Atalanta c'è la finale di Coppa Italia. Non vuol dire un cazzo. Perché adesso ci fate stare una settimana col magone qua. Ma noi non ci andiamo, perché noi a Bergamo, se hai già visto l'andata, la prestazione che abbiamo fatto, noi a Bergamo non si vince. Cioè, se tu vai giocando così a Bergamo, non vinci. Non vinci. Quando si giocò col Sassuolo, dissi, anzi, sì, col Sassuolo, disse, ragazzi, ci sono 3 partite davanti a noi che non vinceremo. Sono Lazio, Juventus e Atalanta. Lazio ci ho preso benissimo. Juventus ci è andata bene. Atalanta
è quella che manca, che perderemo. Ma magari vincessimo stasera, sarebbe stato ininfluente. Tanto secondo, terzo, quarto non cambia nulla. E oggi abbiamo deciso di fare una gara sterile, perché alla fine il Milan ha fatto una gara sterile. Grossissime occasioni non ne ha avute. Non ne ha avute. Non ci sono state per noi. Sono più vicini loro. Cioè fai un 61% di possesso palla inesistente, che non esiste. Perché? Io mi chiedo tutto questo perché. Perché arriviamo sempre a fare 99 centesimi e a non fare l'euro? Perché? Perché arriviamo sempre lì? Due anni fa l'Empoli prende una traversa al 90°. Se quella palla entra l'Inter va in Europa League, non si va in Champions. Presa nel culo. L'anno scorso si fa un super campionato post-Covid, 3 pareggi, tutte vittorie, 30 punti. E oggi pigliate nel culo. Ora anche qui, ragazzi, ma quanto deve durare? Quanto dobbiamo ancora perdere per capire che c'è da cambiare marcia? Non è che se arriviamo in Champions tutti belli, tutti felici, squadra che vince non si cambia, no. Io sono primo che ho detto che se Pioli va in Champions o non ci va, bisogna prendere qualcuno di migliore. Qualcuno, perché io ripeto e ripeto e ripeto, io la Champions così piuttosto non la gioco. Se devo vedere un Milan in Champions contro squadra X che mi gioca come avete giocato con la Lazio, come avete giocato col Sassuolo, con la Sampdoria, con l'Udinese, con Napoli, io piuttosto non la gioco. E tra parentesi, vado in Europa League, la gioco uguale, perché vado a perdere 3-0 con Lille, vado a uscire con l'United con 10 in porta, rischio di non passare con lo Stella Rossa, quindi diciamo che dove vai vai, un paese che vai usanza che trovi. Quindi che dire, ragazzi, non me la sento neanche di condannare nessuno stasera per la prestazione, perché questa è una partita che deve arrivarci tranquillo. Cagliari salvo, Milan in Champions, questa è una partita che noi ci si sedeva sul divano con un pacchetto di patatine e fruttine, come dice Buffon, te la guardavi e come finiva finiva, doveva essere così stasera. Invece no ragazzi, invece no. Questa è stata la mia analisi. E analisi di uno schifo, perché io ho sempre detto e lo ripeto da quando abbiamo vinto con la Juve, non è inutile vincere con la Juventus, è inutile vincere un derby, è inutile battere la Roma di misura se poi non c'entri i tuoi obiettivi. Io ho sempre detto, preferisco perdere i derby da qua finché campo e di vincere trofei. Preferisco perdere finché campo con la Juve, ma di raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. E come sempre, tassativamente, noi non li raggiungiamo. Detto questo, io vado in live con VarSport, andate su Twitch, ci vediamo subito su Twitch. Cercate VarSport, vado tra 5-10 minuti in live con i ragazzi. Ci vediamo o domani o martedì per la solita live reaction. Chissà, ovviamente una live reaction insignificante, perché di uno 0... Cosa puoi parlare di uno 0-0? Cosa puoi parlare di uno 0-0? Ci vediamo su Twitch, altrimenti buonanotte. Sempre Forza Milan, nel bene e nel male.